oggi presentiamo il programma di quest'anno, degli incontri che faremo in quest'anno, che è dedicato alle biografie, o meglio alle autobiografie degli architetti. Oh, e questo programma, che nasce da un'idea di Pino Pasquali, e che a sua volta ha preso spunto dal noto libro di Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, quindi vuole essere una serie di incontri con architetti che verranno così ad esporre un po' le proprie vicende di vita, le proprie vicende biografiche collegate naturalmente al lavoro di architetti, e quindi parleranno un po' delle, non solo dei progetti, ma delle motivazioni, i riferimenti, le suggestioni, no? Che hanno determinato i vari progetti. Oh, e quindi verranno delle personaggi sia della scena italiana che anche possibilmente internazionale, vedremo. Oh, e parallelamente vogliamo organizzare anche una serie di appuntamenti dedicati invece ad architetti del Novecento, quindi architetti più storicizzati, diciamo. E questo perché nell'archivio al Centro Studi conserva diversi studi, tesi di laurea, eccetera, su monografie di architetti poco noti su cui vogliamo lavorare, su cui vogliamo organizzare questi incontri. Abbiamo anche in programma di organizzare un incontro con il professor Giorgio Ciucci, che ci ha messo in contatto con l'archivio di Cesare Cattaneo di Cernobbio. Mi sembra molto interessante questa cosa, perché una giornata si potrà parlare appunto di Cattaneo e poi di altri architetti del Novecento, e quindi speriamo che queste iniziative siano possano essere così interessanti e utili. E adesso passo la parola a Pino, che presenta Nicola Di Battista. Buonasera, bella responsabilità. L'ultima volta che abbiamo avuto un incontro di questo tipo era per il libro Gli atti della giornata dedicata a Giorgio, e io mi ricordo che in quell'occasione avevo in qualche modo sollecitato un po' tutti in un momento anche così di grande dolore, che per continuare diciamo così in questo luogo, continuare una sorta di insegnamento e di pensieri che hanno accompagnato Giorgio per tutto il suo percorso professionale e didattico, bisognava parlare più che di architettura e di architetti. Io con Giorgio ho avuto un rapporto molto frequente per lunghi anni, e se devo dire, a parte divertente, sono stato fortunato ad avere questo incontro, perché poi sono anche cresciuto e cambiato grazie a questa cosa. E Giorgio era, secondo me, non solo un grande storico, ma anche un grande giornalista, cioè viveva giorno per giorno sulle cose, sulle questioni e anche su quello che c'era dietro l'apparenza. Questa era la cosa che fondamentalmente a lui interessava quasi di più, per capire l'origine di quello che stava succedendo. Adesso le autobiografie scientifiche è un po' su questo solco, ma prendiamo a pretesto Aldo Rossi, ma quasi tutti gli architetti poi prima o poi portoghesi. Recentemente stavo leggendo l'autobiografia di Sozza, insomma ognuno cerca di a un certo punto di raccontare le vicende non solo professionali ma anche umane, che poi sono quelle che generano secondo me le scelte, o che generano il tema, come dice Franco Purini, che dice che ognuno di noi poi in qualche modo individua un tema che insegue per tutta la vita. E oggi cominciamo con Nicola,
su Nicola, io non so che dire, insomma posso leggere questa cosa che lui ci ha portato, che secondo me descrive il perché lui ed io stiamo qui dietro questo tavolo. Le amicizie non si scelgono a caso, ma secondo le passioni che ci dominano. Non l'ha scritto Nicola, ma l'ha scritto Alberto Moravia. Lui Nicola ed io ci conosciamo, non so neanche da quanti anni, insomma, non lo voglio neanche dire. però voglio dire che, allora, come diceva Clementina, questo programma, secondo me, questa iniziativa, spero che diventi una delle cose, delle attività portanti di questo centro studi, cioè per farlo vivere e lasciare anche ai giovani dei ricordi importanti, perché qui passeranno architetti che hanno delle storie importanti da raccontare. Abbiamo già un elenco abbastanza nutrito e stranamente a tutti quelli che noi chiediamo di partecipare a questa iniziativa dicono tutti di sì, da qualunque livello, per cui questo ci conforta. L'altra cosa, oltre al discorso che ha fatto Clementina su questa eredità di Giorgio, lì nella stanza, nella penultima stanza a destra, ci sono circa 200 e passa tesi di laurea che raccontano, insomma, molte delle tesi di Giorgio e tutti i suoi interessi, andando a scovare poi architetti che nessuno aveva studiato, insomma, rimettendoli nella loro giusta collocazione. E quello è un lavoro che faranno i giovani. Qui c'è Andrea, c'è Andrea Bentivegna, Antonio Schiavo, Jacopo Costanzo, che sono dei giovani che hanno già affrontato, questo tipo di situazione. Andrea, che collabora in maniera molto stretta con il centro studi, ha studiato Mazzoni quando è andato in Sud America. Jacopo ha studiato Aldo Rossi in America, sempre sollecitato da Giorgio, per cui situazioni che nessuno conosce sostanzialmente, o conoscono in pochi, e questo serve anche ai giovani per acquisire altre informazioni. E poi voglio qui, prima di passare la parola a Nicola, annunciare un'altra iniziativa che mi sembra doverosa nei confronti di un altro grande amico che è stato Dario Passi, che sta lì dietro. Noi, come dire, abbiamo questo spazio è caratterizzato da quell'opera di Dario. Abbiamo pensato di, come centro studi, sempre sollecitati da me per l'amicizia che mi lega sia a Giorgio che a Dario, che a Dario dedicheremo un premio. Cioè, noi ogni anno premieremo un architetto italiano o internazionale, adesso vediamo, dovremmo formare una giuria. Non è un premio con l'autocandidatura, saremo noi a scegliere nel panorama internazionale, spero anche grazie alla collaborazione di Pisare, visto anche il livello di appartenenza di quella struttura multimediale con la famiglia Passi e anche i giovani e noi stessi che abbiamo. Premieremo un architetto, no? Che ha in qualche modo le caratteristiche che aveva Dario, cioè quello di essere anche un po' visionario, di andare oltre la professione, anche se poi magari ha fatto la professione, perché potrebbe darsi che dopo, Dario, lui poteva fare anche il grande architetto, però poi ha deciso di passare piano piano all'arte, dalla rappresentazione di questi luoghi così magici. Tra l'altro voglio dire una cosa, ho visto l'ultimo numero della rivista che Nicola sta costruendo con grande sapienza, lui poi la racconterà. Ho letto oggi un articolo, secondo me molto importante, di Vittorio Magnago Lampugnani,
tuo grande amico, grande direttore di Domus e di tante altre cose, e lui parla della città, e mentre leggevo questo suo intervento, insomma, mi sembra molto profondo, no? Perché parla del tema attuale della città, nel suo racconto mi sembrava di vedere i progetti di Dario. Cioè, una cosa straordinaria, cioè l'attualità di Dario, secondo me va ancora, come dire, va indagata, ecco, questo a maggior ragione ci sembra importante dedicargli un premio e farlo diventare e farlo rimanere, diciamo, negli anni. Poi ci saranno i giovani dopo di noi, i figli, i nipoti, non so chi, a continuare questa iniziativa che noi porteremo avanti con Clementina, con Saveria, con Oliva e i ragazzi che frequentano il centro studi. Allora Nicola, adesso tocca a te, io metterò lì, ti sentirò un molto piacere. Buonasera, grazie Pino. Grazie Clementina, grazie Saveria, grazie Oliva. Beh, allora, comincio a dire che sono contento di essere in questo luogo, stranamente da quest'altra parte, non dalla vostra parte, però così ha voluto il caso. E, mi scuso di essere arrivato in ritardo, però da Viale delle Milizie, dove ho lo studio, qui ci ho messo 45 minuti di taxi. Questa è la nostra città. E poi, se avremo il tempo, tra le varie cose che ho preparato, c'è una bella citazione di Thomas Bernhard, scrittore austriaco, eccetera, che parla di Roma, e vediamo se quello che lui diceva 50 anni fa è quello che ancora oggi noi viviamo a Roma. Devo dire che questo titolo mi ha messo un po' paura, autobiografia scientifica, e ho preso un po' d'appunti nei miei appunti, non ce la facevo a scrivere autobiografia scientifica, ho scritto autobiografia parentesi quasi scientifica, nel senso che la cosa è un po' complessa, oltretutto è un esercizio davvero complicato. Allora, avete sentito, appena dice non hai fatto psicanalisi come me. No, non ho fatto psicanalisi. Bene. Allora, Pino ha iniziato leggendovi questa frase, questo cartoncino, questo bigliettino, questo tra l'altro chi lo vuole non portate le copie lì all'ingresso, poi potete portarvelo via. E mi piacerebbe anche, visto che c'è questo cartoncino, io vorrei dedicare questa serata all'amicizia. E poi spero che si capirà anche perché durante le cose che dirò. A tal proposito, la immagine che vedete, questo disegno, è un disegno di una persona che per me è stata molto importante, straordinaria, Alan Fletcher. È un grafico inglese, un maniaco del disegno, disegnava sempre comunque. Questo disegno è un disegno che ha fatto, adesso voi non lo vedete per intero, ma è un disegno che ha fatto in un ristorante dentro un piatto bianco, non sporco. E a cui sono affezionato, ma adesso poi capirete anche il perché. Ci siamo frequentati lungamente. A un certo punto, io sono abruzzese di nascita, un amico da Pescara, sapete che è una città che ha a che fare molto con l'arte contemporanea, un amico dice vorrei fare una mostra chiamando degli artisti e dargli come tema di ridisegnare la Bella Addormentata. Oggi non so se c'è qualcuno abruzzese, ma la Bella Addormentata è il nome che viene data a una certa parte del massiccio del Gran Sasso, perché la figura che si vede è quella appunto di una donna che dorme supina.
E avevo trovato anche per questo PowerPoint, scusatemi, avevo trovato anche l'immagine che avrei voluto far vedere, ma vi faccio vedere soltanto invece il disegno il collage che fece Alan Fletcher. Però la cosa più bella che adesso devo farvi vedere e leggere con voi è la lettera che accompagnava, il bigliettino che accompagnava questo collage che lui aveva fatto. Tenete conto che io, questo è di molti anni fa, io ho lavorato a Domus la prima volta negli anni 80, insomma ero stato appena mandato via da Domus. E allora lui mi manda questo bigliettino. Tenete conto che noi con Alan per almeno 10 anni ci sentivamo tutti i giovedì pomeriggio e io lo chiamavo, lui rispondeva da Londra e mi diceva un momento, è la prima cosa che diceva, e io capivo però che cosa, non c'era internet eccetera, in quel momento lui andava di là in cucina, prendeva una bottiglia di vino, perché so che faceva così, si sedeva, versava del vino, dice ok adesso possiamo parlare, e c'era questa mezz'ora di... e poi avevamo... allora io non parlo inglese, non mi piace questa lingua, scusatemi. E quindi poi con gli amici non italiani abbiamo trovato però una nostra maniera di parlare, un po' di inglese, un po' di italiano. Lui aveva il suo italiano che parlava solo con me e che scriveva solo con me. Dice Nicola, virgola, la U, avete visto questa U qua, la U è un emigre, qualcosa che emigra, che arriva dall'Abruzzo, che vive in Domus. Cioè, come dire, cioè lui prende la U, quella U, perché lui ecco, aveva un temperino grande così. Il problema è stato quando poi dopo le Torri Gemelle un disastro, non poteva più andare in giro perché non poteva più portare, ma lo portava sempre in tasca e in qualsiasi posto lui si trovava tagliava, chiaramente non dentro uno spazio del genere, però in strada, immaginate i cartelloni oppure le cassette della frutta, lui tagliava tutto e portava a casa e poi faceva dei collage con questi ritagli. Quindi la U è un emigre dall'Abruzzo che vive in Domus. Ecco, ma è bellissimo. Allora, ho mandato originale, la freccina per far vedere di che cosa stava parlando, ho mandato originale oggi al signore in Francavilla. Il signore Francavilla era il curatore della mostra di Francavilla, che questo disegno non è mai tornato indietro, nemmeno a lui, scomparso, al signore di Francavilla, punto. Le pezze di lettera sono tagliate da scatola che ho trovato in Portobello Road. Durante un camino, con una M sola, durante un camino, punto. Con colla ho fatto un colle. Alan. Ora immaginate una persona che fa un disegno, lo manda e poi scrive una lettera del genere, è sicuramente qualcuno che ha qualcosa in testa. Io con lui, dicevo appunto, ho avuto anni di collaborazione anche come architetto in un progetto una volta che ho fatto, l'idea era quella di avere dei vetri opalini, era per una chiesa, e poi l'idea era che diciamo di tra virgolette decorarli con delle scritte fatte sul vetro, però graffite nel vetro, cioè incise nel vetro. E allora io, da sapienti un po' come noi facciamo come architetti, lui mi ha detto mandami delle frasi che io le scrivo. Io ho mandato le frasi più colte, lui per prendermi un po' in giro mi manda, questa l'ha scelta lui, chiaramente non l'avevo scelta lui, chiaramente per prendermi in giro. Bene, non potevo non farvi vedere questa immagine, la farò vedere poca, però questa immagine... Qua dentro credo che molti sanno che cosa è stata la CLEAR, o molti o pochi, comunque qualcuno lo saprà, era una cooperativa di studenti con qualche professore, qua ce n'è una, Clementina, non voglio raccontarvi la storia della CLEAR, vi faccio vedere solo questa immagine perché... il primo posto che trovarmo come gruppo era un garage alto più o meno 2,20 m, 2,30 m, non di più, in via Linneo. Ora qualcuno di voi forse saprà l'importanza di via Linneo per gli architetti e gli studenti di architettura. Lì vicino c'è Valle Giulia a 200 metri, ma via Linneo c'era una palazzina
dove c'era un signore che faceva ripetizioni per analisi matematica statica. Ah, è morto? Non c'è più, quindi la... c'è ancora. È un'istituzione, quindi passavano tutti di lì, quindi l'idea di avere questo posto, però noi aprimmo materie scientifiche, sì, no, infatti, analisi statica, scienza e tecnica, allora, qua, anche geometria, all'epoca mi sembrava, non mi ricordo, comunque, e aprimmo questo posto, in realtà non sapevamo bene per fare che cosa. Devo dire, insomma, voi siete un po' più attrezzati, avete aperto questo posto, sapete per che cosa, immagino, però se vi avventurate anche a iniziare un ciclo di conferenze di questo tipo, forse troppo bene, non lo sapete. Quindi diciamo che ha una similitudine, però c'era dietro un'idea, c'era dietro qualcosa, volevamo un luogo dove vederci, dove incontrarci, dove fare delle cose. E aprimmo questo luogo, lo ricordo ancora, era una cooperativa, 9 persone, perché ce ne vogliono 9 per fare una cooperativa, e ricordo ancora che mettemmo 50.000 lire a testa, lo ricordo, quindi 450.000 lire per iniziare, mettemmo un po' di moquette per terra, eccetera, eccetera, e iniziamo con l'esposizione di un concorso che era stato vinto in quel periodo da Giorgio Grassi per la Casa dello Studente a Chieti, e non c'era nient'altro, no, anzi, lì sono iniziate anche un po' le nostre fortune, nel senso che poi quello era l'incipit, poi però abbiamo cominciato anche a vendere libri con dei buoni sconti, per cui vendavamo abbastanza, anzi poi è diventata importante l'intrapresa economica, però tutto parte da questa cosa qua. Allora, non si vede? Ecco, scusate, ma ci sono un po' di problemi qua. Allora, questo è un numero di una rivista che sempre in quel periodo era appena uscita, quando noi aprimmo la Claire, ed era una rivista spagnola che si chiamava Dossier Construcción de la Ciudad, avevano dedicato un numero monografico a Giorgio Grassi. Allora io, siccome l'avevo visto da Giorgio quando avevo preso i materiali, gli ho detto, ma non potresti farci mandare delle copie dall'editore? E lui disse, ma certo, come no, chiamammo e credo ci mandò, non so, 250 copie. Chiaramente noi ce le siamo vendute tutte le copie, a un prezzo però politico, quindi meno del costo reale, avevamo anche tradotto in italiano il saggio che c'era dentro, insomma, abbiamo fatto le cose come si doveva, e quello è stato il nostro primo business, perché poi non l'abbiamo mai pagata chiaramente all'editore spagnolo. Adesso dovete permettermi, ma solo un minuto, vorrei rivolgere un pensiero a una persona che ci ha lasciato pochi giorni fa, era molto legato anche a me, a noi, a Giorgio Muratore, Antonio Monestirolo, a cui farei un applauso. Ecco, adesso non si ricordo se fu la seconda o la terza mostra, facciamo una mostra, Antonio aveva appena fatto un concorso per le ALDI di Parigi, facciamo una mostra, questi erano i famosi volantini che facevamo su carta da pack, in ciclo stile, in fotocopia, non ricordo più, e facemmo una mostra di questo progetto anche con un piccolo catalogo, con un cataloghino, e il ricordo è preciso nella mia mente, perché il giorno che noi aprimmo la mostra lui mi disse, Nicola, questo è un grande regalo per me. Io pensavo, appunto, il fatto che facciamo la mostra, sì, però il fatto che oggi, il giorno che lo facciamo, dice, io faccio 40 anni, cioè quindi 40 anni fa questa cosa. Questo è il piccolo cataloghino che facemmo, non sapevamo niente né di editoria né di tipografia né di niente, però lo facevamo. Questo è Antonio in una foto recentissima, persona straordinaria. Bene, allora cominciamo un po', io pensando, dovendo un po' raccontarvi, brevemente volevo dirvi un po' che cosa mi è successo, come sono arrivato a fare poi quello che ho fatto dopo. Beh, devo dire che, allora io mi sono iscritto, l'ho detto prima, sono abruzzese, sono venuto a Roma a 18 anni e mi sono iscritto alla facoltà di architettura, e come tutti quelli o la gran parte delle persone secondo me che si iscrivono non solo ad architettura ma all'università,
non sanno bene perché si iscrivono, si iscrivono perché a 18 anni o te l'ha detto un amico, o te l'ha detto un parente, o ti piace, o hai una certa idea. Tutto succede invece dopo un paio di anni di università. Dopo un paio di anni capisci, continui e dici vabbè adesso ho cominciato, oppure ti innamori, oppure succedono dei casini. Però per cui ho rivalutato con questo pensiero da qualche tempo anche il 3 più 2. Non sono mai riuscito a dare un senso al 3 più 2. Ho detto, ma se ha un senso il 3 più 2, perché ho una nipotina che si è appena adesso laureata alla triennale di economia, ma non capivo bene che cosa. Vabbè, forse vuol dire che quando tu ti laurei decidi se poi vuoi fare quello, se vuoi cambiare o che cosa. Io devo dire che da buon provinciale abruzzese, anche un po' capatosta come ero, i primi due anni, insomma, studente modello. All'epoca, non ricordo, si faceva 5 o 6 esami, io ho fatto tutti gli esami, prendevo anche il cosiddetto presalario, secondo anno tutti gli esami presalario, terzo anno ho un problema che in capo leggo un libro, trovo un libro, che poi lo compro, lo leggo, alla prima lettura non capisco quasi niente, lo rileggo, il libro si chiamava La costruzione logica dell'architettura. E mi sono detto, all'epoca, se esiste una costruzione logica dell'architettura non c'è problema, ho risolto tutti i miei problemi, lo leggo e lo applico. E lì sono iniziati un po' i miei problemi, nel senso che non colpa solo di questo libro, ma di fatto io, cioè, l'esame successivo dopo la lettura di questo libro l'ho dato dopo 5 anni. E adesso vi spiego perché. Questo signore che ha scritto questo libro si chiamava Giorgio Grassi. All'epoca non c'era internet, era un po' complicato, eccetera, eccetera. Leggo, mi informo e scopro che insegnava a Pescara. Voi dite, beh, da Roma a Pescara è vicinissimo. Beh, andateci. Insomma, all'epoca quando ci andavo io negli anni 70, ma credo più o meno adesso beh, in macchina, però io partivo da Roma la sera con un treno, non so, alle 11, arrivavo a Pescara alle 5 del mattino, aspettavo dalle 5 alle 9 che aprissero l'università, bevendo i peggiori caffè di tutti i bar che trovavo aperti dalle 5 in poi, e arrivavo seduto in prima fila, chiaramente, sempre col braccio alzato, e lì ho conosciuto Giorgio Grassi. Nello stesso tempo però io ero studente a Roma, e i miei docenti a Roma non erano Giorgio Grassi o altri, ma non so, si chiamava Mario Fiorentino, si chiamava Ludovico Quaroni, si chiamava Bruno Zevi. Bronzevi mi ha cacciato dall'aula. Bronzevi mi ha cacciato dall'aula perché si faceva in quel periodo, si facevano le cosiddette tesine. Allora io ho chiesto di fare una tesina sul neoclassico, lui mi guarda e mi dice: Di Battista, fuori, cioè mi caccia. Non sapendo cosa fare, mi andai a lettere, all'epoca usavamo abbastanza, molti di noi hanno fatto anche esami fuori. Sono andato a lettere, ho trovato Giulio Carlo Argan che faceva storia dell'arte, ho detto sono andato, dice sì, è equiparabile, se fai storia dell'arte ti viene riconosciuto come, adesso, no? E allora faccio, piano piano dico, senti, io vorrei fare, no? Lui dice sì, molto gentile e cortese, faccia la sua tesi, la tesina sul sonno classico, io lo faccio, vado, cioè, lui la guarda, dice ah benissimo, io ho convinto, quindi benissimo, ho fatto l'esame, poi mi dice no, guardi, dice quella lei l'ha fatta per lei. Dico, che vuol dire? Vuol dire che adesso lei deve studiare per me. Dice, questi sono i miei manuali, va a casa e ci rivediamo il prossimo anno, perché non c'erano i semestri. Quindi conosco Gio Grassi, ve lo racconto, ho visto anche il clima un po' micale della serata, e è incredibile, però succede anche questo, gli studenti sono anche un po' sfrontati, vado a Pescara, non era come adesso, chiaramente parlo di 40 anni fa, entro dentro e mi dicono sì, c'è un consiglio di facoltà, io non busso neanche, apro dentro la stanza del consiglio di facoltà, nessuno mi guardava, guardo i docenti che ci sono e decido dall'aspetto fisico chi doveva essere Giorgio Grassi. No, non avevo fotografia, non c'avevo internet, vedo uno biondo eccetera, per questo vi faccio vedere questa foto, perché era così, vedo uno biondo eccetera che viene da Milano, sembra un po' tedesco, deve essere lui. Vado a lui e gli dico, senta, lei è Giorgio Grassi? Lui dice sì, perché? E lì inizia tutta una storia. Ecco, questo è un Giorgio Grassi con qualche anno in più. E questo libro, adesso qua però
Ecco, non ho voluto fare questo siparietto e non so perché fa così, ma non sono riuscito a cambiarlo, perdonatemi. Ecco, questo è il libro Famigerato. Devo dire che questo libro poi l'ho riletto almeno 3 volte in quel periodo, qualcosa in più ho capito, poi però parlandone anche con lui, lui stesso mi ha detto, a parte il valore contenuto, c'è scritto molto male, perché era scritto molto male. Giorgio Grassi forse lo conoscete, questo è uno dei suoi primi disegni, che rappresenta un progetto che aveva fatto per il restauro del castello di Abbiate Grasso, e questo invece è un disegno che vi faccio vedere per un motivo. Questo disegno è stato fatto quando io ero in studio, era un concorso che avevamo fatto per il concorso del Prince Albrecht Palais a Berlino. E perché vi faccio vedere questo disegno? Non voglio parlarvi, ma solo per raccontarvi un po' la storia. Ve lo faccio vedere perché questo disegno in realtà l'ho fatto io. Succedeva, non so se succede adesso ancora, ma probabilmente adesso i giovani, vedo che ci sono un po' di giovani, non so, forse non vi interessano più i maestri, insomma, di questo magari ne parliamo. Però io ero andato a studio, ho cominciato a lavorare con Giorgio, lavorare è una parola grossa perché in 5 anni abbiamo fatto 4 progetti, 3 e mezzo, quindi però stavo in studio, lavoravo, lavoravo tutto il giorno, e avevo imparato a disegnare meglio di Giorgio Grassi, ma non è adesso una boutade, vi do la prova di quello che vi dico, perché questo disegno che io ho fatto, firmato da Giorgio Grassi chiaramente, in quel periodo c'era il Centre Pompidou di Parigi che iniziava a fare una collezione di disegni di architetti contemporanei, in Italia sono tantissimi, no, ma tanti. Franco sicuramente avrà dato venduto dei disegni al Centre Pompidou, e Franco Purini, e un giorno c'è un appuntamento, viene il direttore, scusa? No, viene il direttore appunto del Centre Pompidou, quindi noi mettiamo un po' di disegni sul tavolo, mettendo un po' quelli che ci sembravano poi più importanti. Questo disegno non era stato messo sul tavolo, chiaramente l'avevo fatto io, lui aveva messo quelli fatti da lui. Poi lui guarda, diciamo, avete altro? Insomma, cominciamo a aprire il cassettiere, vede questo disegno, dice ok, questo qua lo prendo. Allora Giorgio mi guarda un po' stupito, però non è fatto male. Questa è l'unica cosa che in quel periodo, in 4 anni, abbiamo realizzato, io collaboravo, ed è un piccolo restauro a Sciativa di un cortile di un museino, bizzarro perché come vedete, io non ho mai visto, vedo che qua c'è Carbonara, forse ci può dare qualche, non ho mai visto con i capitelli all'incontrario. E, ma a parte questo, diciamo qua la cosa che mi interessò molto, c'era una questione tecnica, squisitamente tecnica, che era che le finestre, vedete che sopra non c'erano finestre perché il solaio era messo ad un piano differente, per cui aprendo delle finestre venivano molto male rispetto a questo segno che nell'intonaco faceva vedere la mancanza della cornice, dell'antica cornice in cui c'erano ancora dei pezzettini. E questa è un'idea di Giorgio che mi sembrava semplicissima ma mi sembrava straordinaria, è quello di fare dei davanzali che all'interno sono alti, poi strombano in basso in maniera che arrivano, perché se avessimo fatto il davanzale a questo livello qui in alto, vabbè, non so se avete capito, però diciamo per far coincidere la mancanza della cornice, il segno dove c'era la vecchia cornice con il davanzale si è diciamo stato fatto in maniera triangolare, in maniera di abbassarsi per farlo funzionare, un progettino chiaramente. Questa, ecco, questa dovevo farla vedere prima, quindi 78, quindi vuol dire che la Claire l'abbiamo aperta nel 78, non ricordavo la data, perché era appena uscito un numero di una rivista importante svizzera che si chiamava Architese, che si chiamava appunto Realismus, Realismo, e quasi tutto dedicato ad Aldo Rossi dentro, adesso io non ricordo altri, ma c'era anche, avevano messo però questo progetto di Giorgio Grassi in copertina. Quindi questa è stata la mia prima esperienza, 5 anni, adesso...
Ecco, per questo poi mi sono fermato, io quindi ho lasciato gli studi al secondo anno, sono stato a Milano per 5 anni, volevo, ho frequentato anche il Politecnico a Milano, ma non mi sono mai trasferito perché non mi riconoscevano gli esami, cioè dei 20 esami che avevo fatto me ne riconoscevano 10, quindi avrei dovuto, quindi ho ricominciato poi a studiare quando sono tornato a Roma, mi sono laureato a Roma ma 5 anni dopo, quindi insomma, i miei genitori, immaginate come erano contenti. Cioè, primo anno bravissimo, eccetera, eccetera, c'era Nicola, avevano paure ben più grosse, dice chissà che gli è successo, eccetera, eccetera. La seconda esperienza, quindi la mia vera scuola è stata chiaramente Roma con i docenti che ho avuto, ma è stata soprattutto la bottega di Giorgio a Milano, in via Leopardi. La seconda esperienza per me molto, molto importante è stato essere chiamato, forse non l'ho messo in ordine, perché prima c'era un'altra, ma vabbè. Sono stato chiamato nel 90, non ricordo, 97, sono stato chiamato ad insegnare al Politecnico di Zurigo, ad insegnare progettazione. È stata un'occasione straordinaria per me perché mi ha permesso di approfondire le questioni del progetto, dovendo insegnare a qualcuno una certa cosa, per esempio la progettazione, quindi sono stati 2 anni per me straordinari, di grande lavoro e di grande ricerca. Questo qui era il primo semestre che facevamo, siccome ieri avevamo parlato, poi magari forse ne parliamo, della questione delle Corbusier, la città dei 3 milioni di abitanti, avevo messo, c'erano 3 piccoli disegni, con un famoso schizzo delle Corbusier, la Rue Corridor, e poi lui fa quel disegno, ci fa sopra una croce e dice il foutu est la Rue Corridor, per fare la città moderna, la sua. Io avevo messo nella mia godina anche un'altra croce su quella città, ho scritto che fare, e questo è quello che proponevo agli studenti in quegli anni. Beh, ho scoperto, per me è stato importante, perché il Politecnico di Zurigo, al di là dei docenti eccetera, è davvero una struttura incredibile, e per me studente che venivo da Roma o da Milano, poter avere una biblioteca dove a mezzanotte tu vai e leggi libri, studi, oppure il tuo atelier, di cui io i miei studenti davo 2 chiavi, una chiave dell'atelier e una chiave della cassettiera, che dava all'inizio del semestre, e loro me lo ridavano alla fine del semestre, quindi erano proprietari di una scrivania, di una cassettiera e del loro atelier, e potevano andare a vedere in biblioteca, che, immaginate, ho fatto una scorpacciata di letture in quegli anni, ma perché era una maniera diversa di vivere. Gli studenti appunto italiani sanno, io non so, oltretutto da quando ci sono anche i cosiddetti laboratori, credo che il mestiere che fa di più lo studente è quello di aspettare, perché aspetti di fare revisione, aspetti di fare, continui a aspettare, no, invece lì tu hai la tua scrivania, lavori, ed è bello perché davvero è un po' un clima da bottega, cioè cresce, c'è questa stanza che a mano, voi immaginate, insomma, non so, noi ci sporchiamo le mani facendo i modellini, facendo i plastici, eccetera, immaginate però prendere adesso una giornata anche come questa, no? Prendere un plastico, metterlo dentro una busta, portarlo a scuola, riportarselo poi a casa, eccetera, eccetera, è un disastro, cioè non funziona, proprio non funziona, cioè perché poi ricordi, diciamo, daremo agli studenti i computer, ma un computer, ok, insomma, lo studente se lo compra, ha bisogno però di avere un posto dove stare, una cosa semplice, però adesso io non so se a scuola gli studenti hanno la loro scrivania, eccetera, ma lì mi sembrava davvero una grande rivoluzione. E devo dire che gli studenti si organizzavano benissimo, cioè queste classi che erano di circa 25 persone, sentivi proprio tutto questo che saliva, poi c'erano gli assistenti, poi c'erano i docenti. All'epoca ho chiamato anche un assistente da Roma, che ha a che fare anche con questo spazio, che si chiama Marcus Andresen, che mi ha detto una sola, come si dice alla romana, terribile. Adesso glielo diciamo, perché se sta arrivando glielo diciamo, se è arrivato sente. No, la sola è che allora loro
Sono svizzeri, quindi pagano molto bene, stipendi altissimi, io ero contentissimo, viaggi, tutto quello che volevo, casa. Poi loro ti danno anche, tecnicamente sono svizzere, quindi tu hai la possibilità di prendere come assistentato un 150%. E io volevo dire, ma che cosa significa? Significa che se prendi una persona 100%, cioè 5 giorni a settimana, se tu la prendi a metà tempo al 50% sono 2 giorni e mezzo. E di solito tutti prendono lì le persone al 50% perché un giorno e mezzo si fa didattica, un giorno e mezzo si fa, diciamo, didattica sempre lì, ma per la ricerca, per i corsi. Quindi se tu prendevi una persona al 50% ne prendevi tre assistenti. E io dissi sì, ma io non ho bisogno di uno che venga da Roma perché è un mio allievo, eccetera, eccetera. Loro cercarono un po' di convincere, invece, ma sicuro che non ha bisogno di Roma, guarda, ne abbiamo molte, mi fece un elenco, persone che venivano, no, ho bisogno uno da Roma, diceva, vabbè, se ha proprio bisogno quello che viene da Roma, lo faccia venire. E quindi venne Marcos, iniziamo, tutto molto bene, Marcos è straordinario, un amico. A un certo punto, erano passati un mese e mezzo dall'inizio del corso, cerco Marco, non lo trovo, telefono, non mi risponde. Chiamò la sua moglie all'epoca a Roma, non mi risponde. Dopo 3-4 giorni finalmente riesco a capire, insomma, se era scappato, se n'era tornato a Roma. Non ho mai saputo se viene, adesso glielo chiediamo. Ho saputo qualcosa, il fatto per esempio che lì gli studenti non ci fossero a tempo pieno, cioè che gli studenti andavano, cioè, come dire, durante la lezione assolutamente erano lì, però dopo magari andavano a mezzanotte dopo aver mangiato oppure, e quindi lui la mattina andava, non trovava nessuno, insomma, comunque quindi per un po' di tempo non ci siamo parlati, ma poi siamo tornati a essere amici. Però la cosa straordinaria che ho scoperto è stato per me un onore, una commozione. Questo anche ci racconta qualcosa anche dal punto di vista culturale, non sono cose. Immaginate che loro hanno i loro docenti fissi, però poi hanno dei visiting che chiamano un po' a rotazione e hanno un po' la presunzione di chiamare i migliori dal mondo, più o meno, delle nuove generazioni, dei giovani. Hanno un metodo infallibile: se c'è uno che è più bravo degli altri perché la gente lo chiamano, punto, non fanno concorsi. In quel periodo lì, però, della mia generazione, io ho 40 anni, non ce n'era uno, diciamo, chiamo lui perché è più bravo. E fecero una cosa che ho saputo solo quando ero già andato via dal Politecnico, perché non sapevo perché mi avessero chiamato. Non sapendo chi chiamare, organizzano una serie di conferenze, un po' come le vostre, non so, 10 conferenze di 10 architetti italiani di 40 anni. Quindi ognuno è andato lì per fare per presentare i suoi progetti, pensavamo noi, ma c'era una commissione seduta in sala che guardava, giudicava e poi ha fatto diciamo dei report, ha dato al preside della scuola 3 report, non ha detto devi dare l'incarico a questo, e il preside li ha guardati e ha chiamato e mi hanno chiamato, ecco. C'è una cosa che se uno lo racconta dice ma non è vero, non è possibile, succede così. E scopro che prima di me c'era stata lì una persona molto più importante di me, che era Aldo Rossi, ma 25 anni prima. Però vuol dire che dalla Svizzera, dal Politecnico di Zurigo, erano 25 anni che non chiamavano più un architetto italiano. Ora questo ci deve anche un po' far riflettere, cioè c'è qualcosa, io non do giudizi, non dico del perché del come, però di fatto lui, la prima cosa che ho fatto, ho dedicato a lui qualche anno in meno, avevo il baffo, non avevo però già più i capelli, quello accanto a me, Aldo Rossi, ho dedicato il mio corso alla memoria di Aldo Rossi, una memoria molto molto forte al Politecnico, soprattutto anche per il suo lascito eccetera, ma per le famose dispense che erano state preparate e scritte anche dai suoi assistenti e da Aldo negli anni in cui è stato, degli anni 70 in cui è stato professore al Politecnico di Zurigo.
Questi appunto sono stati, vi dicevo, anni molto importanti, perché mi hanno permesso di approfondire un po' la questione del progetto anche dal punto di vista teorico. Ho raccolto poi questi testi e l'ho pubblicato in un librino di quegli anni che si chiama Verso un'architettura d'oggi. La terza esperienza che io reputo formative, adesso chiaramente sto andando un po' anche in maniera rizomatica, è quello che mi è successo con la rivista, Domus. Riconoscete dietro questi due personaggi, quella a sinistra è Gio Ponti, quella a destra è Gianni Mazzocchi. E perché vi faccio vedere insieme questi due personaggi? Perché nel 1928 loro danno vita alla rivista 28, quindi quasi 100 anni fa, danno vita alla rivista Domus. È una storia incredibile, straordinaria. Tutto nasce dal fatto che Gianni Mazzocchi di Ascoli Piceno era. Ha studiato giurisprudenza a Roma, diventa avvocato, ma voleva fare l'editore. Un suo amico prete di Ascoli gli dice: se vuoi fare l'editore devi andare a Milano. Lo manda a Milano, appunto 23enne. E la faccio breve, poi conosce Gio Ponti, che invece voleva fare Domus, l'aveva già progettata, l'aveva già fatta. Si mettono insieme e nasce la rivista Domus, gennaio 28. Ponti deve essere uno abbastanza tosto, da delle cose anche che vi farò vedere dopo, e lui dopo 3-4 numeri vede che la rivista funziona, dice: ma io non ho bisogno di un editore, che ci devo fare con un editore? E quindi caccia Mazzocchi, perché poi l'idea era sua, fa 4-5 numeri, un disastro chiaramente, non avendo poi qualcuno eccetera eccetera, richiama Mazzocchi e dice: ok, adesso vengo, però mi compro la Domus. E lui si acquista la rivista Domus e fonda l'editoriale Domus, la casa editrice editoriale Domus, che nello stesso anno, sempre nel 28, però fa anche un'altra rivista che si chiamava La Casa Bella. Quindi nel 28 nascono queste due riviste, tutte e due di editoriale Domus. Casa Bella resterà in editoriale Domus fino agli anni 70, credo, poi viene venduta, presa da Alfieri, eccetera, eccetera, e cambia, diciamo, un'altra storia. Invece poi Domus è ancora oggi. Ancora oggi è passata una sola generazione, adesso sta arrivando la terza generazione e stanno succedendo un po' di disastri, non parlo culturalmente ma economicamente se non altro, e nel senso che la Giovanna Mazzocchi, la figlia di Gianni Mazzocchi, ha preso negli anni 70 l'eredità e ancora oggi è lei, diciamo, il presidente dell'azienda. Allora, vi ricordate all'inizio vi ho parlato di Alan Fletcher? Questo è un disegno che lui mi aveva fatto, un collage anche questo, che lui mi aveva regalato, perché avevo scritto su un articolo di Domus, adesso non ricordo, ma avevo parlato del... non mi ricordo... Ecco sì, avevo scritto tre articoli, uno si chiamava Il sapere dell'artista, uno si chiamava Il sapere dell'ingegnere, un altro si chiamava Il sapere dell'architetto. Allora lui, per prendermi in giro, mi manda questo disegnino. Vedete, chiaramente in basso c'è la forma di un limone, in alto a sinistra c'è un'arancia, una pera a destra, una banana, una mela, e poi sotto c'è scritto licenza artistica, dedicato a Nicola. Perché vi faccio vedere questo? Allora, questa è stata diciamo il primo periodo di Domus. Io ero vice direttore all'epoca, in questo periodo il direttore era, io sono entrato che c'era Mario Bellini direttore, poi a cui è subentrato Vittorio Magnago Lampugnani, e lì abbiamo avuto un'idea abbastanza bella, perché fare la copertina è una cosa sempre molto complicata per una rivista. Di solito si usa mettere chiaramente un'immagine di un architetto, ma questo crea anche dei problemi poi, perché non pubblichi solo, se è una monografia ça va sans dire, ma quando tu pubblichi 10 architetti, dedica la copertina a uno degli architetti, gli altri ci rimangono male. Allora abbiamo iniziato un gioco con Alan Fletcher, il gioco era questo, che noi decidevamo un tema e lui ci faceva la copertina. Il tema di quel numero era l'arte e lui ci ha fatto questo collage che poi mi aveva anche dato.
Per i più giovani voglio far vedere ancora, ecco, non c'erano i computer. Quando io ho lavorato a Domus la prima volta si lavorava tutto con le mani, con le forbici, con i pennarelli, con gli stamponi. Ecco, questo per esempio era, allora, quel disegno che avete visto andava fotografato, perché non c'era anche fotolito come adesso, andava fatto un fotocolor, il fotocolor veniva ripreso, c'era tutta una procedura, poi arrivava uno stampone, così detto stampone, che è questo, dove c'erano tutte le correzioni che si facevano a mano, che, quindi non è che potevi mandare via email, glielo dovevi mandare con un pony, o glielo dovevi portare. Vabbè, è cambiato un po'. Vi faccio vedere anche questo, perché questo è un collage sempre di Alan Fletcher, ma è diventato anche forse la copertina più bella. Adesso qua non ce l'ho, però il tema volevo metterlo alla prova. Il tema di quel mese era la tecnologia. Lui prende, ecco, lui era un maniaco, conservava tutto, cioè non buttava mai una matita, quando arrivava verso la fine la metteva da parte, e poi ha fatto questo collage, e chiaramente da buon inglese la didascalia era bellissima, perché l'ha chiamato cimitero tecnologico. Quindi la prima parte Downs, noi nel 96 credo siamo stati mandati via, e vi giuro, mai avrei pensato, non avrei scommesso un centesimo, di poter rientrare lì per lì, appena insomma avevano cambiato, avevamo, facciamo, dopodiché vabbè, cioè, tempo passa, e quindi davvero non pensavo di poter un tempo tornare a Domus, invece mai dire mai, succede. Quindi poi nel 2012, all'epoca la mia attività principale era, insegnavo la scuola di architettura di Cagliari, mi chiama l'editore, la Giovanna Mazzocchi, con una telefonata strana. Io non mi ero lasciato bene con lei, in realtà, questa è una cosa che Vittorio Magnago sa, perché un giorno lei mi chiama, mi dice: ah, Di Battista, insomma, da una donna energica, dice, ho deciso di non rinnovare il contratto a Lampugnani. E gli dice: perché lo dice a me, lo dica a Lampugnani. No, dice, io lo dico a lei perché lei vorrei tenerla, e se no, se va via Lampugnani vado via anch'io. Lei non ha detto una parola, ha detto va bene, e mi ha licenziato. E quindi non ci siamo lasciati bene. Però ci eravamo sentiti ma pochissimo. Poi un giorno arriva una telefonata nel 2012 in studio, c'era una collaboratrice che ha risposto, dice, c'è la dottoressa Mazzocchi, così viene chiamata. Rispondo al telefono, buongiorno, ciao, come sta, che cosa fa, insomma, una telefonata cordiale, e poi la telefonata finisce in questa maniera, dice, ah, se lei passa per Milano, lei sta a Milano, io a Roma, mi venga a trovare. Bene, metto giù il telefono, poi ci penso, dico, ma che telefonata è questa, uno ti chiama, non ti vedi da un sacco di anni, se viene... Allora io richiamo e dico, senta dottoressa, se lei ha qualcosa a dirmi io ci vengo a Milano, perché non è che devo spostarmi. E lei fa una risata e dice, va bene, ci prendiamo un appuntamento. Lei abita in una casa che a me piace molto a Milano, stazione centrale di Milano, via Vittor Pisani, la strada davanti che porta a Piazza della Repubblica, con le spalle alla stazione, salendo, sembra quasi questa prospettiva che vediamo lì di dietro, sulla sinistra c'è un grattacielo in pietro bellissimo, uno dei più belli di Milano, secondo me lei abita all'ultimo piano di quel grattacielo, un posto meraviglioso, insomma ci incontriamo molto amabilmente, lei mi dice che non era contenta, poi ho capito perché non era contenta, immaginate, siamo, lo dico adesso ai giovani, no? Questa questione adesso forse non se ne parla neanche più, questa questione che la carta è morta, che funziona, non funziona, il web, sono tutte stupidaggini, sono tutte ideologie. Le cose a un certo punto chiaramente muoiono, ma non perché qualcuno pensa che devono morire, perché muoiono. Per cui per esempio nel 2012, quindi pochi anni fa, 7 anni fa, il direttore, che era molto giovane prima di me, che era Joseph Grima, aveva convinto l'editore che da lì a poco la carta non l'avrebbe più presa nessuno, non funzionava più, per cui bisognava fare una versione di Domus con l'iPad.
era appena uscito l'iPad, eccetera, loro investirono 250.000 euro per fare una versione nativa dell'iPad. Che poi queste cose voi sapete, cioè fare i siti è una cosa semplice, eccetera, però se li volete fare in una certa maniera, chiamate qualcuno, eccetera, vanno via un sacco di soldi, ma proprio tanti. 250.000 euro, fanno una versione Domus, che cosa vuol dire? Che non è lo sfogliabile di Domus, cioè non era la rivista cartacea che veniva data anche come sfogliabile, ma era una versione ad hoc, a parte, molto bella devo dire. Si aspettavano come ritorno immediato, circa, lo presentarono anche nella famosa biennale, circa 10.000 abbonamenti. Sapete quanti abbonamenti hanno fatto? 2012. 250. È stato un bagno di sangue, è continuato 4 mesi perché i contratti erano stati fatti, e poi chiaramente lo hanno dismesso. No, questo per dire anche un po', anche soprattutto per i giovani, state molto attenti. Cioè, è vero che esistono i new media, è vero che la carta, bla bla bla, però state sempre molto attenti a dire in maniera categorica, perché sono ideologie come tante, come la sostenibilità e come tante altre cose, quindi state molto attenti alle parole. Per questo quando all'inizio parlavo dei maestri, parlate anche con dei maestri, ma l'importante è che ve li cerchiate. Cioè non potete aspettare che qualcuno, adesso sto parlando ai più giovani, vi dica chi, e se qualcuno ve lo dice non credetegli, perché il maestro è proprio una cosa strana, una cosa, magari ce l'avete dietro le spalle, non lo sapete, ce l'avete vicino, può essere anche un artigiano, non è che il maestro deve per forza parlare una lingua che non è la vostra, deve stare a 2000 km da voi, qualche volta sì, anche, ma non sempre. Quindi questo per me è stato una lezione, quindi lei si lamenta, mi dice le cose eccetera eccetera, e quindi mi dice mi piacerebbe che facesse le domande, ma non mi dia subito una risposta, non mi dia, ci pensi pure, eccetera, non volevo dirgli, scendo, poi mentre sto andando in stazione via Vittorio Pisani dico, ma anche questo, ma che vuol dire ci penso? Allora la richiamo e dico, dottoressa, io non ci devo pensare, perché ero convinto, cioè chiaramente altrimenti avrei detto di no, e quindi ho detto di sì. E poi ho avuto una fortuna spacciata, perché all'epoca, insegnando a Cagliari nella biblioteca di architettura, della facoltà di architettura di Cagliari, che sapete è una scuola recente, prima c'era ingegneria, ma insegnava, non so se fosse architetto o ingegnere, forse architetto, Mandolesi, era ingegnere, ecco, insegnava Mandolesi, io l'ho scoperto lì, che aveva fatto architettura tecnica, non so come si chiamasse, dentro ingegneria, e poi dopo che ha lasciato l'insegnamento ha donato tutta la sua biblioteca alla facoltà di architettura di Cagliari, per cui io avevo tutti i domus, dal numero uno, neanche il mio editore ce l'aveva, dal numero uno all'ultimo numero. E devo dire, ve lo dico, ho messo a preparare la mia domus 8 mesi. Ecco, anche questa è una cosa, non so, io credo di essere una persona fortunata, perché a me piace lavorare, poi vi racconto anche un'aneddoto, a me piace molto lavorare, sono fortunato perché mi sono scelto e poi ho avuto la fortuna di fare lavori che mi piacciono, e quindi mi piace lavorare, ma mi piace anche lavorare per quello che faccio, ma di solito mi piace anche lavorare in generale, anche se una roba non mi piace, però il lavoro mi piace, come dire, io... C'è una cosa che oggi mi preoccupa moltissimo, che, anzi più cose, ma un paio, uno è che siamo diventati oramai, tutto viene fatto a priori, insomma siamo andati a un a priori di tutto, però non arriviamo mai dopo l'a priori. Quando io poi adesso ultimamente sono andato via Domus, non perché il mio editore non mi volesse più, ma per una storia che vi racconterò, per una questione di marketing, adesso ve la racconterò. Quando sono andato via da Domus, hanno deciso, ecco, vi racconto subito la storia, allora hanno deciso, gli uomini del marketing hanno deciso che era il 2000, alla fine 2017-2018, quindi a 10 anni dal centenario della nascita di Domus, per festeggiare il centenario, quindi tra 8 anni, adesso oggi siamo al 20, avevano deciso una formula,
come se le riviste potessero essere fatte con una formula. La formula è 10 per 10 per 10. Sapete che cosa vuol dire 10 per 10? 10 anni che mancano per arrivare al 2028 per il centenario. Ogni anno un direttore, quindi 10 direttori, e il terzo 10, sapete che cosa è? È una roba bestiale. Allora, sapete, Domus, come molte riviste, è una rivista mensile, però poi c'è il numero luglio-agosto, perché d'estate è più complicato, per cui escono 11 numeri, giusto? Però loro hanno detto, furbi, gli uomini del marketing, dice, ma se noi un numero, anziché farlo fare al direttore, cioè, ce lo facciamo noi, e lo facciamo sull'italianità, così prendiamo più pubblicità, e sembrava un'idea geniale. Cioè, sì, facciamo un numero sull'italianità, adesso hanno già fatto 3 numeri sull'italianità negli ultimi 3 anni, un disastro, perché la gente, gli imprenditori oltretutto, non hanno l'anello al naso. Ora, lo sanno tutti che la pubblicità tabellare non funziona più, però nessuno gli viene un'idea diversa, tutti cercano di vendere queste cavole di pagine sulla rivista e poi chi legge, io non so. Adesso vedo che qua c'è anche un giornalista, mi vergogno un po', però qualche settimana fa La Repubblica, mi dispiace, ma La Repubblica è il giornale che leggo, annuncia in grande pompa che rifanno la grafica, i contenuti di Donne di Repubblica. Io dico wow, aspetto poi un sabato, fino a prendo questo giornale, grande così, inutilmente pesante, illeggibile, all'80% delle pagine erano di pubblicità. Ma davvero ci siamo bevuti il cervello? Cioè, non so, però nessuno dice niente. Io credo che questo sia davvero una cosa molto grave. Questa storia che vi ho raccontato di Domus, loro adesso sono già passati 2 direttori di questa Nouvelle Vague, il primo è stato Michele De Lucchi, che è un amico, bravissimo architetto, molto più bravo di quello che lui ha dimostrato facendo la sua Domus, perché una rivista non è che la puoi fare con un pensiero, non è che puoi fare un anno è troppo lungo per avere un solo pensiero ed è troppo corto per avere più pensieri, per cui è un disastro. Poi c'è stato Vini Mas, adesso tra qualche giorno arriva il mio amico David Cipperfield, ma sarà un disastro anche per lui, gliel'ho detto. Però così è. Quello che invece volevo raccontarvi, vi ho detto prima questo, è che cosa, ecco, tutto questo è stato possibile perché l'editore finalmente ha coronato il suo sogno, era da sempre, da quando io la conosco, la Giovanna Mazzocchi, che lei voleva un giornalista dentro come direttore editoriale, come direttore tecnico, eccetera, e poi dice tutti possono cambiare una volta che hanno preso un direttore editoriale di cui non voglio parlare perché non ho nessun interesse né a parlarne bene o male, vi racconto solo che cosa è successo quando lui è arrivato, io ero ancora direttore, è proprio un bel pirla, io stavo facendo i miei numeri al solito ed uno che lavoro, mica mi vergogno di dirlo, stavo in redazione fino alla sera alle 10, spegnevo io la luce, l'accendevo io la mattina, sono fatto così, poi lui mi dice, ah Di Battista, lei lavora troppo, mi dice, è il mio mestiere, allora lì poi e lui mi dice sempre, mi dice, ah, mi dia la scaletta che ci penso io. Lì ho avuto forse la battuta più bella della mia vita, perché l'ho guardato, ma non ci avevo pensato, mi è venuta, boom, insomma la ricordo ancora, l'ho guardato e gli ho detto, senta, ma lei con la scaletta dove ci deve salire? Lui è rimasto così, un po' impietrito. Che cosa vuol dire? Vuol dire, però lui era in buona fede, lui era convinto che per fare una rivista bastasse una scaletta, e poi che pensi, mi, non è così. Cioè qualsiasi cosa noi facciamo, anche fare questa serata che voi avete fatto, ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole. Quindi io vi invito a non rimanere a priori, cioè vorrei fare una rivista, vorrei fare un progetto, vorrei fare una conferenza, no, vorrei fare, ok, quella è la priori. Mi piace, ripeto a lungo, vedete la parola a priori perché l'ho presa da un filosofo spagnolo straordinario che è Ortega y Gasset, che ha teorizzato questa questione della priori, per questo mi interessa molto. Però racconta molto del senso anche della nostra vita, no? Come pensare, oggi siamo diventati davvero, non so, tante volte gli amici lo sanno,
mi viene da dire che noi eravamo, noi quando dico noi dico un po' gli italiani, almeno gli italiani che ho conosciuto, almeno il mondo che ho conosciuto, ci viene anche riconosciuto all'estero, un popolo di gente che fa, un popolo di gente che fa, e abbiamo fatto, siamo diventati una nazione che siamo diventati, poi solo qualcosa l'abbiamo fatto negli ultimi centinaia di anni, adesso secondo me siamo diventati un po' una nazione di gente che fa finta di fare. Che cosa voglio dire che fa finta di fare? Questo, niente altro. Se oggi uno anziché fare il professore fa finta di fare il professore, secondo voi lo cacciano o diventa direttore? Questo poverino che è stato chiamato, eccetera, eccetera, è stato cacciato, è diventato direttore editoriale, va in giro per il mondo a presentare anziché lavorare. Ma perché? Ma perché non lo sa? Ma che gli interessa? Non lo sa, non sa di che cosa. Ora io credo che questa debba essere davvero per voi giovani soprattutto una lezione. Non chiedete all'inizio quando avete voglia di fare qualcosa, quando fate qualcosa, se va bene o va male, fatela. Ma fatela fino in fondo, non fermatevi. Questo anche a che fare oggi si dice ma ancora le riviste di carta sono cose vecchie. È vero, le riviste sono gli strumenti vecchissimi, cioè, del secolo scorso, una roba inventata quando non esisteva manco la televisione, no? Ma perché oggi vale la pena ancora fare una rivista? C'è un motivo, poi se abbiamo ancora qualche minuto proverò a spiegarlo, c'è un motivo per cui vale ancora la pena fare, chiaramente. La maggior parte delle riviste che io vedo in giro le chiuderei, perché vuol dire soltanto disboscare, cioè non si sa, no, ma lo so perché lo fa, le fanno perché oggi, anzi, il problema è che l'editore prima prende la pubblicità e poi siccome ha il pacchetto di pubblicità, allora ci attacca a un giornale, qualsiasi, non ha importanza che cosa. Purtroppo è questo, anche nei nostri periodici della disciplina, che ce ne sono tantissimi. Devo dire che in Italia però noi abbiamo una tradizione di riviste vere straordinaria, unica al mondo, e questo possiamo dirlo, unica al mondo. Lo dice. Mi ricordo bene. Ecco, vi dicevo che immaginate che io, insomma, i primi numeri dopo un po' non andavo più, ma andavo anche in tipografia a vedere la stampa. Perché volete, insomma, non so chi di voi ha mai assistito, è stato vicino a una macchina da stampa. Quanti di voi? Beh, quindi sapete, innanzitutto la sensualità del rumore della macchina da stampa è straordinaria. Il rumore, l'odore, cioè, poi vedere uscire questi fogli è davvero qualcosa. Io andavo a vedere perché poi, siccome le mie copertine erano di un colore Pantone. Però non esiste il colore Pantone in sé, esiste come la macchina poi lo stampa, se metti più inchiostro, meno inchiostro, per cui faccio la prova un po' di più, un po' di meno, eccetera, eccetera. Però era divertente. E poi invece, quindi, ho detto perché sono andato via. Allora, questa frase è stata scritta da una giovane architetta romana che si chiamava Achillina Bo, che io conoscevo, adesso poi vi racconterò. Questa è una frase presa dalla sua autobiografia letteraria, straordinaria, ma mi interessava, adesso vi dico perché. Quello che volevo era avere storia. A 25 anni volevo scrivere memorie, ma mi mancava la materia, che trovo bellissima. E siccome le storie ha a che fare con questo ciclo di lezioni, di incontri, ma ha a che fare anche un po' con la mia storia, e con la storia su cui sto anche lavorando, questa frase mi sembrava esemplare. Allora, se non avevo assolutamente nessuna chance, pensavo, di dirigere Domus, immaginate se dopo Domus pensavo di rimettermi in una nuova avventura editoriale. Però le cose succedono, tant'è che mi hanno proposto una proposta un po' indecente, a dire il vero, no, per me. Io non ho mai fatto parte di strutture, di ordini, insomma, anzi mi metto in l'orticaria, a dire il vero, niente contro gli ordini chiaramente, immaginate poi adesso con quello che faccio. Ma non ho mai fatto parte, non ho mai avuto manco tessera, l'unica tessera che ho avuto è quella della Claire,
Quindi, però, quello è un problema mio. Però l'attuale presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, che è il consiglio che tiene insieme bla 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 bla, un anno fa mi aveva chiamato a far parte di un comitato scientifico, hanno fatto un grande congresso degli architetti, e poi a un certo punto mi dice: ma Di Battista, lei mi rimetterebbe in piedi la rivista L'Architetto? Io lì per lì gli ho detto no, certo no, non ho interesse, non voglio, perché come sapete sono riviste, alcune sono anche molto ben fatte, ce ne sono tante di riviste fatte dagli ordini locali, alcune sono proprio molto belle, devo dire, anche, poi ho scoperto delle cose, anche quella del Consiglio Nazionale ha avuto dei momenti anche diciamo di gloria. Gli ho detto no, e lui mi dice: no, ma io se le chiedo di fare una rivista, lei dice, non è che chiedo di fare un house organ del consiglio, ma lei mi fa un progetto. Ho chiesto due cose, ho detto ok, allora la faccio a due condizioni. Uno, che chiunque lavora per la rivista venga pagato, anche 200 euro, 100 euro, eccetera, ma venga pagato, chi scrive, chi fa le fotografie, eccetera, eccetera. Seconda condizione, che io possa lavorare con un gruppo mio, e ho scelto un gruppo di giovanissimi, neolaureati, nessuno ha 30 anni di quelli che lavorano con me, e terza condizione che il colofon fosse mio, quindi non quello del Consiglio Nazionale degli Architetti. Questa che sembra una cosa semplice, ma in realtà questa è l'unica rivista, ed è quella del Consiglio Nazionale, di tutte le riviste, il cui colofon non è del Consiglio, perché il Consiglio è una struttura politica, chiaramente. Anche quando c'era qualche anno fa, non so, Sirica, un presidente importante per il Consiglio Nazionale, avevano fatto una rivista. La rivista non era neanche male come rivista, però chiaramente il direttore era lui e poi i suoi interni. Questo non è poco, per cui la rivista è completamente autonoma, quindi tutto quello che ha di buono è colpa mia, tutto quello che ha di cattivo è colpa mia. Dentro c'è anche una parte della rivista che è dedicata al loro lavoro del Consiglio, chiamato notiziario. Non sono news, perché le news oggi le prendiamo sul telefonino, non aspetti, sulla carta, una rivista bimestrale. E quindi ho accettato questa avventura, non so ancora se ho fatto bene o male, ma vedremo. Ecco, questa è l'autrice di quella frase. Sapete che Achillina Bo poi diventerà famosa con un altro nome, Lina Bo Bardi. Credo che ci sono qualche immagine, adesso andiamo un po' di corsa. Perché vi dicevo prima, quando parlavo di Gio Ponti, che probabilmente era un tiranno, io non l'ho conosciuto chiaramente, però da quello che mi ha detto la Mazzocchi, che invece l'aveva conosciuto moltissimo, era davvero tosto. Da quello che ho letto poi di Achillina Bo, ancora più tosta. Lei, giovanissima architetta, ha studiato alla Sapienza a Roma, credo che sia stata una delle prime donne a laurearsi architetto. Durante il ventennio c'erano due problemi: uno, che bisognava mettere la casacchina da balilla, e lei credo se la sia messa perché si è laureata, ma però c'era un altro problema, che era il tema della sua tesi di laurea, perché il tema della sua tesi di laurea era un dormitorio per donne nubili incinte. Il presidente della commissione era Piacentini, cioè vi faccio immaginare che cosa sia successo. E lei si è laureata insieme a Carlo Pagani, un giovane architetto suo coetaneo di Milano, con cui poi creerà un sodalizio importante. Poi Pagani diventa un architetto, diciamo, un buon professionista, realizza anche molte cose su a Milano, però scappa da Roma dicendo no, Roma è una città per vecchi, se ne va a Milano. Siccome lei disegnava benissimo, Gio Ponti la prende subito nella sua scuola tramite Pagani, eccetera, eccetera, e quello era il momento in cui succedono due cose. Uno, che lui era molto molto prolifico, faceva anche tante riviste, ma successe che, siccome lui era fascista, Mazzocchi no, Mazzocchi lo caccia dalla rivista, ci sono storie abbastanza brutte, Mazzocchi rischia anche la vita, e rimangono due giovanissimi che lavoravano, erano appunto la Achillina Bo all'epoca e Carlo Pagani come vice direttori, quindi 43-44 come vice direttore lavorano lì. Poi gennaio del 45, dopo guerra, Mazzocchi non richiama Ponti, ma chiama Ernesto Nathan Rogers,
a dirigere Domus, che dirigerà per 2 anni, 2 anni molto belli, ma non era quello il suo strumento. Infatti il suo strumento diventerà Casabella qualche anno dopo, sempre con lo stesso editore, con Casabella Continuità. Per cui Domus non funziona e 2 anni dopo lui è costretto a richiamare Ponti, che la riprenderà nel 48 fino alla morte. Ma in quegli anni anche Linea invece, questo l'ho scoperto, lo sapevo ma non lo sapevo proprio bene, l'ho scoperto in Domus, fa un settimanale di cui ho ristampato il numero 1 che ho legato a un numero di Domus qualche anno fa, un settimanale dopoguerra, un settimanale di architettura che sarebbe ancora all'avanguardia oggi, fatto con un caporedattore, con un reporter, andando in giro per l'Italia a vedere il paese che doveva rinascere. 700.000 copie di tiratura, settimanale editoriale Domus, fanno 7 numeri e poi chiude. Non so se perché non funzionava, era troppo avanti o che cosa. C'è un articolo sul primo numero su Valmontone straordinario, dovete leggere, ma c'è anche Pro e Cruciverba, oppure so, c'erano dei bicchieri, in una rubrica c'erano dei bicchieri, e poi dice, dite a che cosa servono questi bicchieri, non so, per il liquore, per il vino, per l'acqua, eccetera, eccetera. Poi come si fa nella settimana enigmistica, giri dall'altra parte e vedi se... Cioè, vedi, credo che ho delle immagini per farci... Però comunque lei decide che anche Milano è una città per vecchi, perché al più poteva fare la disegnatrice di Gio Ponti, ma niente di più. E quindi se ne va in Sud America e lì sposa, va insieme a Bardi e diventerà famosa, una delle più importanti architette del secolo scorso, come Lina Bo Bardi. Mi sembrava bellissimo iniziare questa nuova avventura con Lina in copertina. Andiamo molto veloci. Ecco, no, questo è un trucco che ho trovato questa volta, di cavarmele con le copertine. Anche queste sono con dei colori che secondo me aiutano intanto al lettore a dire che è cambiato il numero, perché se tu vedi che c'è un colore diverso, dici, arca miseria, allora questo non ce l'ho, questo è verde, giallo, eccetera, eccetera. E poi ho detto, però, piuttosto che come facevo con Domus, perché con Domus era talmente importante che avevo convinto l'editore, all'inizio non era convinto, che dovessimo fare solo un colore con Domus. Basta la parola, diceva una bella pubblicità di qualche anno fa. Domus aveva detto perché. Poi però hanno voluto che ci mettessi un disegnino, ce l'ho messo, ma insomma la cosa debole di quelle copertine. Allora qua ho detto, ma non voglio perdere la copertina, ma ci metto delle frasi. Questa è particolarmente bella. Dietro questa frase c'è una storia bellissima. Ortega y Gasset è un filosofo, come avevo detto prima, spagnolo. Ma questa frase fa parte di un discorso che lui ha fatto ad un convegno di architetti nel 1951 ad Darmstadt. Darmstadt è una città dove ogni anno in quel periodo, 50 anni ricostruzione, era diventato famoso, si chiamavano i colloqui di Darmstadt, ma quell'anno lì, nel 51, loro invitano tutti gli architetti tedeschi più importanti, erano circa 150. E poi però, come facciamo un po' noi architetti, quindi non solo gli architetti italiani ma anche gli architetti tedeschi, hanno l'idea di invitare 2 filosofi. Questi 2 filosofi, uno si chiamava Martin Heidegger e l'altro si chiamava Ortega y Gasset. Heidegger fa una lezione molto molto popolare negli ambienti architettonici. La conferenza si chiamava Costruire, in questo senso, è costruire, abitare e pensare. Io l'ho letta molto tardi questa conferenza, non l'ho letta, ma questo costruire, abitare e pensare non mi è mai piaciuto molto e non sapevo perché. Poi però scopro che un'altra conferenza, secondo me lui parlava di filosofia e gli architetti hanno pensato che lui parlasse di architettura, ma invece l'altro filosofo che si chiama Ortega y Gasset, che parla dello stile, parla di architettura, non parla da filosofo, però quella lezione io l'ho vista citata pochissimo. Questo è ecco, basta che leggete questo per capire in che tenore, poi lui lo spiega, perché lui parte. E perché poi questa idea, no, dell'architettura come mestiere, come arte collettiva,
se non si parla da lì non si capisce tutto il resto, non funziona tutto il resto. Cioè lui spiega dentro, dice, mentre l'artista è solo, lui è la sua arte, l'architetto no, eccetera eccetera eccetera. E io per esempio, ecco, tornando per finire con la questione di Ortega, io penso che ci sia un fraintendimento, un po' come si dice, credo che ci sia un fraintendimento molto molto forte. Adesso nell'ultima copertina con una citazione di Boulez che spiega molto bene, perché Heidegger non comincia, cioè tiene così in tanto conto e valore il lavoro dell'architetto, che lui da filosofo dice costruire, quindi tu architetto costruisci, tu tecnico architetto costruisci, così io abito e penso. Io credo che sia tutto l'inverso, io credo che invece prima bisogna pensare per costruire e per poter abitare, ma sono due cose un po' diverse. Non ho però letto, scusatemi, ne parlo in maniera naif, non ne parlo chiaramente da filosofo, immaginate voi, però ne parlo con il buon senso, e questo fraintendimento è il dramma del nostro tempo e lo sarà sempre di più. Cioè oggi il vero deficit che noi abbiamo, insomma, ma a me sembra, mi sembra un po' scemi. Cioè noi lavoriamo, facciamo tanti mestieri per risolvere delle cose vere che ci attanagliano tutti i giorni, tecniche eccetera eccetera, ma dimentichiamo che se non facciamo tutto questo, a partire da una cosa che deve essere preliminare a tutto questo, è un disastro. Cioè noi dovremmo tornare a condividere culturalmente qualcosa. Chiaramente dovremmo metterci anche d'accordo che cos'è per noi la parola cultura. Cioè io non sto parlando qua né di erudizione né di accademia, ma parlo se non altro dell'arte del vivere o del mestiere del vivere. Immaginate allora la cultura contadina, immaginate tutte le grandi culture. Ecco. Se però se non c'è uno stato di cultura, cioè il nostro deficit in questo momento è un deficit di cultura, e se non risolviamo quello tutto il resto non conta. Tutto il resto è algoritmo oramai, tutto il resto è algoritmo, se non c'è un pensiero che sostiene tutto questo, la tecnologia ci divora. Ecco lui Ortega, la terza copertina, questa è una frase che aveva scritto, qua vi devo raccontare una piccola cosa carina, una frase che aveva scritto Enzo Cucchi quando io gli avevo chiesto a lui artista di darmi una definizione dell'architettura, lui mi scrive, l'architettura ci calma, ci fa orientare, limita gli spaventi. E io mi sono detto, ma che vuol dire? Cioè effettivamente mi piace se penso a questa frase. Allora, il fatto che io faccio un mestiere, no? Che orienta, che calma, che limita gli spaventi, è qualcosa che mi piace, me la sono sempre portata dentro. Però vi racconto un piccolo aneddoto. Quando è uscita la copertina, il mio amico Francesco Venezia di Napoli mi telefona, bisogna dirgli in napoletano ma non sono capace, dice, ah Nicola, dice, sai, non ci avevo mai pensato che l'architettura fosse saporifera. Gli ho detto, che vuol dire? Soporifera. E effettivamente aveva ragione lui, perché è un architetto vero, cioè non pensa, no, anche però il risultato a me sembra... Però che in questo, io gli ho anche chiesto a Enzo perché lui ha scritto questo, perché probabilmente ha pensato che, siccome lui è un artista, l'architettura deve essere tutto il contrario di quello che fa lui. Quindi se l'arte agita, l'architettura deve calmare, se orienta l'architettura deve disorientare, se l'arte disorienta deve orientare, eccetera, eccetera. Forse. Questo Enzo. Delle commissioni non vi parlo perché se abbiamo ancora un minuto vi faccio vedere una cosa, però queste diapositive qua sono diapositive che mostro da molto tempo, perché vi faccio vedere questo disegnino qua, ecco, guardatelo un attimino e tenetelo a memoria, ha a che fare con questo, non so chi di voi lo conosce, Ludwig Hilbersheimer, in una famosa fotografia, questo è un suo famoso disegno, che lui fa, questo progetto lui lo fa contro la città di 3 milioni di abitanti di Le Corbusier, dicendo la tua città in realtà è solo forma, solo formalismo, non funziona per niente, la città che funziona è questa mia, della Mich Bebango, dove c'è una città bassa tecnica che funziona e poi una città alta per la gente, eccetera, eccetera.
Questo l'ho fatto vedere perché una delle prime locandine che facemmo come CLEAR, Chicago Tribune, questo è il concorso, questo è il progetto fatto da Ludwig Ilbersheimer per il Chicago Tribune, ma l'ho fatto vedere questa sera perché una delle prime locandine che ebbe un successo clamoroso, che poi trovavamo in tutti gli studi di Roma, era la colonna del Chicago Tribune, ma con la colonna di il progetto di Adolf Loos. Credo che abbiamo che non abbiamo più tempo, però altre due parole. Allora, nella mia avventura di Domus, ecco, che cosa vuol dire poi fare? A un certo punto c'era una mostra su Manzoni a Milano, io volevo occuparmene, allora ho cominciato a studiare un po' Manzoni e a un certo punto mi affascina, che cosa? Mi affascina una storia di cui sono riuscito a ricostruire tutto. Lui fa, giovanissimo, comincia a fare delle linee, fa una prima linea e lo chiama linee, lunga 1,5 metri, poi ne fa una lunga 3 metri, poi ne fa una lunga 6 metri. Affascinato di questa, comincio un po' a cercare, ho trovato una storia bellissima, ho trovato per esempio una lettera, perché poi lui, continuando a lavorare sulle linee, e poi vi dirò come definisce lui la linea, continuando a lavorare sulle linee, cerca di farle sempre più lunghe. Ne fa una, non so, lunga 15-20 metri, ma era complicato fare una linea ancora più lunga. Poi c'è un gallerista tedesco che lo chiama e dice: guarda, ho trovato un'invenzione per farle fare la linea più lunga del mondo. Allora lui va in Germania a fare la linea più lunga del mondo e decide che farà tante di queste linee fino a quando la lunghezza di ognuna di queste linee insieme a tutte le altre non farà la circonferenza della Terra. Quindi lui fa questa linea, adesso vedrete in che maniera, poi li mette dentro una sorta di bobina di piombo e la seppellisce nella città dove fa la linea. E il sistema che questo signore aveva trovato per fargli la linea più lunga del mondo è questa. Allora, questa è quella che ha in mano, vedete, adesso non so se ho dell'immagine, ma su questa linea qua all'inizio le espone in galleria e per esporre in galleria li espone dentro dei tubi, dei contenitori di acciaio molto belli. Mi ho trovato una lettera bellissima, lui scrive alla mamma, dice: cara mamma, grazie dei soldi che mi hai mandato tramite zio Nicola, non ricordo perché si chiama Nicola come me, che la mamma gliel'aveva mandata per la pigione chiaramente, e lui ci aveva comprato un contenitore. E poi c'è tutta l'altra storia per cui lo cacciano da casa perché non ha pagato la pigione. Allora, ho trovato queste foto che sono bellissime, vedete che marchingegno, cioè questa è una macchina da stampa in cui c'è un signore che con una, c'è una bobina, c'è un signore che gira e poi lui lì sotto, cioè questa è tutta qua, proprio, ecco, non so se si vede, ma è così. Lui che cosa aveva fatto? Aveva preso un bottiglione pieno di inchiostro con dentro con un pennello, con uno straccio, non so che cosa, era fermo lì, la bobina girava e la linea si faceva, quindi, e lui fa questa linea. Ecco, queste erano i primi sì, che erano simili ai nostri. Questa è la lettera, basta dire. Questa è quella d'acciaio che aveva comprato con i soldi della mamma per la pigione. Questa invece è un'opera bellissima, era un'opera dove c'era dentro la bobina, avrà, sarà come, ecco, grande come questo tavolo. Però perché, allora mi sono appassionato da questa storia, l'ho raccontata, ma a un certo punto lui dice una cosa bellissima, che noi potremmo trasportare a qualsiasi mestiere, anche al nostro, quindi. Lui dice: il problema di una linea non è di essere più o meno bella, ma di essere più o meno linea. Cazzo, che vuol dire una stronzata? No, poi ci ho pensato, il problema di un'architettura non è di essere più o meno bella, no? Ma più o meno architettura. O il problema di una poesia, non so, provate a pensarci, ecco, credo, perché non capivo un po' il senso, questa definizione invece mi ha dato un po' il senso di questo lavoro, poi insomma, immagino di Manzoni non so niente, chiaramente. Ecco, però vedi, nella vita si è anche un po' fortunati, siccome della rivista che vi ho detto prima nessuno era riuscito a trovare niente, anche lì aiutato da un giovane ragazzo, poi i giovani quando vanno nelle stanze, negli appartamenti trovano tutto, anche le cose che nessuno trova, questo ragazzo che si chiama Maggiore, Francesco Maggiore, che è stato un mio allievo, e che cosa fa? Insomma, noi sapevamo che Lina Bobardi aveva fatto questa rivista che si chiamava A, però in Domus non c'era niente.
Allora, cominciamo a guardare, guardiamo gli elenchi telefonici, proviamo a vedere Pagani, che era il cognome del suo sodale, e troviamo un po' di Pagani. A un certo punto troviamo Pagani e dice sì, troviamo la figlia di Pagani. Andiamo dalla figlia di Pagani e questa signora ci dice sì, abbiamo un po' di roba, ma non capiva perché volessimo, anzi era un po' irritata, dice, perché tanto tutti parlano di Lina Bobardi e nessuno parla di Carlo Pagani. È vero che poi Lina Bobardi era Lina Bobardi. Insomma, praticamente ci porta in una cantina e in questa cantina noi troviamo una cartella piena di documenti, tra cui anche delle lettere bellissime scritte da Lina a Pagani, quindi probabilmente prima di Bardi c'era Pagani nella sua vita. E tra le altre cose troviamo un brogliaccio, vedete cosa è un brogliaccio fatto a mano, della copertina del numero 1. Questi sono i sette numeri usciti, 7, 9, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allora sono usciti 9, non mi ricordavo, scusate. Senti Pino, noi possiamo fermarci quando volete, perché no, perché gli amici, quello che dicevo prima, io se c'è una cosa davvero di cui sono fortunato sono gli amici, molti sono anche in questa sala, molti, alcuni non li conosco e magari diventeremo amici ma tra qualche tempo, però ho avuto la fortuna di trovare delle persone straordinarie, per me molto importante, Iannis Kunellis, persona incredibile, straordinaria. La cosa che mi angoscia, sapete qual è? Sapere che questo signore, abitato qui a Roma, è morto un anno fa, e, insomma, negli ultimi 10-20 anni, io continuavo a chiedermi, abitavamo vicino, no? Come mai lì non c'è una fila di persone? Come mai quel posto non diventa? Cioè, come noi a Roma viviamo davvero un po' chiusi, ognuno dentro il suo luogo, dentro il suo piccolo spazio. Per questo penso che questa vostra iniziativa in questo momento possa essere straordinaria. Cioè, non c'è niente da aspettare, non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa, che magari Maxi cambi, per cui già benissimo adesso Maxi cambi, chiede, no, magari cambierà, chi se ne frega. Cioè, noi possiamo fare anche una piccola cosa, ma che può essere molto importante. Quindi avere un luogo in cui delle persone, come stiamo facendo noi questa sera, possono stare insieme, magari qualche volta anche senza uno di qua e tutti di là, ma magari una sorta di tavolo rotondo, oppure diciamo senza microfoni, parlarsi eccetera, è un regalo che dovete farvi, che dobbiamo farci, altrimenti questa città non ce la fa. Non possiamo aspettare che succeda qualcosa, magari succederà qualcosa, ma cominciamo noi. Ecco, io credo che sia molto importante, io questo l'ho imparato, non so, Alan Fletcher, che avevo detto prima, no? Era uno che, immaginate che lui ha fondato da giovanissimo uno dei gruppi di designer, di grafici più importanti al mondo, il gruppo Pentagram, 400 persone, studio a Los Angeles, studio a Londra, eccetera. Lui a 60 anni aveva deciso che non si divertiva più e quindi ha lasciato tutto, ha mollato, si è tenuto 4 clienti, si è comprato una casetta a Pembridge Muse, con 2 stanze per fare uno studio, lui e il suo assistente, che si chiamava Mark, e lavorava col Mac perché cominciava ad arrivare il Mac. E lui che cosa faceva? Lui aveva dedicato, aveva diciamo un giorno, no, 2 giorni, perché ha detto io voglio prendermi del tempo per lavorare con gli amici. E immaginate lui lavorava un giorno alla settimana per Faden, un grande editore inglese, e prendeva all'epoca tipo per una giornata credo 3.000 sterline al giorno, il giovedì lui lavorava per noi, il mercoledì non mi ricordo, una giornata lavorava con, aveva 4-5 clienti e era ricco, perché poi però lavorava anche con me, per esempio con Nicola Di Battista, dice ma sei scemo, che fai con Nicola Di Battista? Cioè, soltanto Sole da me ha avuto il senso che ha partecipato a molte mie avventure, però l'ho fatto. Ricordo che quando ho vinto il concorso di Vicenza l'avevo portato anche lì a Vicenza, eravamo saliti sopra, stavano restaurando il grande campanile, eravamo saliti fino a... Cioè, quindi l'ho fatto, come succede con gli amici, come mi è successo con Kunellis, uno dei più grandi artisti contemporanei al mondo, non perché lo dico io, perché lo era. 3 anni fa, quando l'ho chiamato a fare una cosa per me in triennale, lui è venuto, l'ha fatto gratis, ha fatto un lavoro gratis insieme a Edoardo Sottomura,
e era più o meno Pasqua, eravamo a Roma, c'era Michele, la moglie, erano appena rientrate, dice ah, dobbiamo andare a Milano perché lui è uno che lavorava, ecco, anche a lui piaceva molto lavorare, è stato 15 giorni in cantiere a lavorare per il suo lavoro. E poi Michele dice vabbè, ma adesso tra 3 giorni è Pasqua, lo facciamo dopo. Lui la guarda e dice rimandiamo la Pasqua. Ma vi rendete conto? Ma non perché, e l'altra cosa ve la devo dire, ve la devo assolutamente dire, lui ha fatto questo intervento, è stato 15 giorni in cantiere con il fabbro, con il falegname, con il muratore, forse ci sono anche delle foto, sporcandosi le mani. E un giorno poi arrivano lì al parco della Triennale, arrivano Bertelli, sapete chi è Bertelli? Il patron di Prada, arrivano Bertelli e Germano Celant, sapete chi è Germano Celant, perché Prada stava preparando la grande mostra su Cunelli, se quella che hanno fatto adesso, 3 mesi fa. Arrivano e io tutto, ciao Franco, arrivano, allora io ero tutto contento, è venuto Bertelli, è venuto Celant, e allora loro cominciano a parlare, loro due, Celant e Bertelli, no? E dicono delle cose anche intelligenti, secondo me. Lui li guarda e gli dice, zitte, voi non capite niente, questo è uno spazio di libertà. Cioè, capite dove arriviamo? Cioè, io ho imparato più cose, per esempio, chiedevo raccontarvi quello che lui, un giorno, per fare questo lavoro, lui doveva lavorare con Edoardo Sottomura, ci siamo visti 3-4 volte, una volta in campagna da lui, una volta da me a Roma, una volta a casa sua, cioè, però non succedeva niente, si parlava. Poi a un certo punto Cunelli si rompe ghiaccio, dice, beh, per esempio, gli dice all'architetto, a Soto, dice, vedi, se tu metti un pilastro, così, io poi prendo una sedia e ci metto un mio lavoro. Ah, gli dice Edoardo, dice, ma io sono un architetto, dice, io metto un pilastro se devo reggere un tetto. Lui lo guarda e dice, beh, pure tu hai ragione, a zero. Dopodiché a mano il lavoro l'hanno fatto facendolo. Cioè, a priori ero io che ho detto, fate per favore un'architettura che contenga un lavoro d'arte. Dopodiché il lavoro si è fatto facendolo. Cioè, per me questa è stata una lezione impagabile. Ecco, questo appunto, vi dicevo di Sottomura, avventure. Caro Francesco, qua siamo in campagna. Beh, con Francesco vi devo raccontare questa, abbiamo una cosa carina, guardate questa foto, allora abbiamo una passione in comune, ci piace Miss Van der Rohe, piace a lui e piace a me, però insomma quando abbiamo capito la passione, ma abbiamo capito che ognuno cercava, se voi andate e volete comprare un libro su Miss Van der Rohe, non è che ne trovate poi tante, no? Però io collezionavo libri su Miss Van der Rohe e lui collezionava libri su Miss Van der Rohe. E a un certo punto la gara era quando lui veniva nel mio studio a Roma, la prima cosa che faceva saliva nel mio studiolo con un metro a misurare quanti centimetri avevo di Miss Van der Rohe nella mia biblioteca. E io facevo la stessa cosa nella sua libreria. Allora, questa qua è la mia libreria, eccola là la sua. Ah, sì. Ecco, quelli sono tutti, non li vedete, ma sono tutti libri su Miss Van der Rohe. Però la cosa carina è questa, che adesso, siccome sappiamo di questa passione, devo dire che lui, quando il problema è quando troviamo una sola copia, quando troviamo 2 copie la compriamo e ce la mandiamo, quando ne troviamo una, l'ultima è stato molto carino perché mi ha detto, guarda Nicola, ho trovato solo una copia, però ti faccio una fotocopia, mi ha mandato una fotocopia della sua. Questa è una blog, una volta che avevo fatto una conferenza eravamo andate ad Ascoli Piceno, qua non siamo ad Ascoli ma siamo su siccome non ci eravamo fatti una foto ad Ascoli Piceno, poi non so se eravamo sulla spiaggia a mangiare, eravamo in un'altra città, però c'era un manifesto su Ascoli Piceno, siamo scesi e ci siamo fatti una foto. Questa è una storia romana che non è andata a buon... Allora, sì, adesso io, noi chiaramente possiamo fermarci quando volete, vi faccio vedere questa foto perché è straordinaria. Questa, magari vi dico solo di questa foto, allora, quel signore lì si chiama Alvaro Siza, lui era tempo che voleva, voleva vedere l'Adamosauro, eccetera, eccetera, e siccome era sempre chiuso non si riusciva, una volta siamo riusciti, grazie a Francesco, Prosperetti, a entrare dentro la Domus Aurea.
oltretutto insomma è successo anche un casino perché nessuno sapeva niente, lui era complicato fermarlo perché a un certo punto ha visto dei disegnini, si arrampicava su una scala, andava a prenderlo per un piede, te casca, ti muore su, ti muore Sizza dentro la Domusaro dove non si può entrare. Immaginate, a un certo punto però, perché vi faccio vedere questa foto, ecco questo è l'architetto, vedete, questo è Alvaro Sizza, non è uno qualsiasi, a un certo punto lui abbiamo visitato, vede una mappa, però non c'era scritto la scala in quella mappa, sapete che fa? Lui che è un acerrimo, lui fa due pacchetti di sigarette al giorno, sa quanto è lungo una sigaretta, prende una sigaretta, non so se lo vedete, e comincia a misurare con le sigarette, dice allora questa qua deve essere in scala 1 a 200, allora, ma a chi mai potrebbe venire in mente una cosa del genere, no? Questo però vi racconta, vedete, io per esempio nella mia vita da architetto ho frequentato moltissimo gli archivi, no? E tutti, un po' gli amici ricercatori mi prendevano per matto, io non mi ricordo le date, non mi ricordo i nomi, per me se un disegno è edito o inedito non me ne frega niente, cioè, lo guardo da architetto, non so se è una vista, però è un punto di vista comunque diverso. Quindi i critici, gli storici, gli amici dicevano ma tu che ne sai di questa cosa, lascia stare, ma la stessa cosa mi dicevano anche gli architetti, dicevano ma tu devi fare architetto, dicevano perché vai a rivedere, eppure soprattutto, ve lo dico, visto anche il luogo in cui parliamo, Roma per esempio ha un patrimonio ancora sconosciuto in tutti i disegni dell'Ottocento, quelli che non sono di nessuno, quelli che sono dei tecnici, che sono le planimetrie, le mappe, lì c'è una città che viene raccontata come è nata la città, come è evoluta la città. Ok, io credo che abbiamo, però questa è un'altra puntata, ecco, questa è una storia per esempio che mi ha portato, ecco, questa è una storia però bellissima perché mi avevano chiesto di fare un articolo su Adalberto Libera. Io per fare l'articolo ci ho messo un anno e mezzo e questo anno e mezzo l'ho speso tutto dentro la casa, all'epoca era in vita la moglie di Adalberto Libera che si chiamava Stefania Boscarino, che aveva la casa tra l'altro qua vicino a voi e lei aveva tutto dentro casa, un po' nel soggiorno, un po' in camera da letto, quindi noi eravamo andati lì, c'era anche Patrizia con me, eravamo due giovani architetti o studenti, non mi ricordo più, forse no già architetti, ma giovanissimi, e noi siamo andati per stare due giorni, poi dopo ci ha accudito lei, ci faceva il tè, ci faceva il caffè, ci portava l'acqua e noi abbiamo avuto la possibilità di studiare, poi ho fatto anche una mostra, per esempio una cosa di cui sono profondamente amareggiato è che noi a Roma non siamo riusciti a fare niente per il centenario della nascita di Adalberto Libera. Lui era nato nel 1903, quindi nel 2003 erano 100 anni. È una follia, è una cosa molto grave. Così come stavamo riuscendo a non fare niente per i 50 anni della morte, lui è morto nel 63. Credo che tuo padre fosse suo assistente per due mesi quando è stato trasferito a Roma. Sì, me lo ricordo proprio. E io lì feci, mi chiamarono al Marte di Rovereto e feci una mostra su di lui, di cui sono molto contento per i 50 anni. Lì ci siamo resi conto perché tutto l'archivio Libera purtroppo non è più in Italia, al Centre Pompidou. E sono, io ero tutto contento, Centre Pompidou eccetera eccetera, non fanno, sono 20 anni che ce l'hanno, non hanno archiviato niente e non lasciano vedere un disegno. Però la cosa di cui sono contento, quindi chi vorrà, eccetera, Adalberto Libera è un architetto ancora tutto da studiare, e noi abbiamo trovato tantissimi materiali anche per questa seconda mostra e sono contento che alla fine della mostra fatta al Marte tutto questo materiale, su mio consiglio, però sono loro che l'hanno voluto fare, è stato donato all'archivio del Marte di Rovereto, che è un archivio straordinario. Hanno De Pero, hanno, cioè, davvero, però lui oltretutto era nato lì vicino a Villa Lagarina, quindi a 20 km, quindi, però a me sarebbe piaciuto che Roma facesse qualcosa. Per esempio, questo è un autoritratto di lui da giovanissimo, questa invece è una foto che abbiamo trovato ecco, vedete, poi può anche succedere a Roma una cosa, solo questa vi racconto e ci fermiamo. Una cosa come questa può succedere, che allora io quando ero più piccolo, che mi alzavo la mattina di domenica presto per andare a Porta Portese a comprare libri, ho comprato un sacco di libri a poco prezzo,
una domenica vedo un pacchettino avvolto con un celofano con un elastico. Sbircio, perché il trucco era di non far vedere che eri interessato a quello che volevi, perché ti guardavano a secondo il tuo interesse e ti dicevano il prezzo. Però vedo qualcosa che mi sembrava di Adalberto Libera, però era un pacchetto, non era un libro, era un pacchetto con un celofano, con una... Allora lo apro, lui subito dice: ma è interessato? Ho detto: ma non so neanche che cos'è. Lo guardo, vedo delle, non so neanche come si chiamassero tecnicamente, ma delle lastre di vetro, prima delle pellicole, le pellicole di vetro hanno un nome, ecco, hanno un nome, ecco, 10-12 eccetera eccetera, e riconosco una roba di Adalberto Libera, ma anche con una firma. Allora lì per lì faccio così, guardo Patrizia, dico: faccio finta, no, ma io volevo libri eccetera eccetera. Lui, io stavo andando via, no, ma venga, eccetera, eccetera, alla fine per 4 soldi mi dà questo pacchetto, io me lo prendo, me lo metto in borsa, scappo via, torno a casa, apro questo pacchetto, e che cosa trovo? Trovo, saranno state 30-40 lastre, foto in bianco e nero, bellissime, lastre, e anche, insomma, trovo del materiale su Adalberto Libera, ma a un certo punto trovo una lastra, la lastra, sapete, è in negativo, quindi non la vedevo bene, che poi faccio sviluppare, ed è questo disegno che vi faccio vedere. E lo vedete che è di Adalberto Libera, perché c'è qua la sua firma, perché le persone sono di Adalberto Libera e si raccontano. Allora, questa lastra è grande così, di questo progetto non sono riuscito a trovare niente, però l'ho fatto risalire a una genealogia. Lui, c'è un tema, prima si parlava, ognuno ha il tema, lui il suo tema ce l'aveva, che era l'impianto a pianta centrale. Lui, secondo me, tutta la vita ha continuato, fino dal primo sacrario che aveva fatto per la mostra del ventennale fascista, aveva sempre progettato, alla fine arriva a proposito, potreste darlo a lui il premio, arriva a, diciamo, in maniera utopica a disegnare che cosa, almeno questa è la mia idea, non ho altro per affermarvi, ma ve lo dico. Sapete, non so come si chiamano, le boule de neige in francese, quelle cose che sono delle città, le girate, esce la neve, ecco, sembra una boule de neige, no, questa? Allora, se guardate bene, dietro lui disegna l'Italia, alcune cose potete riconoscere i faraglioni di là, potete riconoscere, adesso non so, si vede, vedo abbastanza chiaro, però diciamo le Cortina, le montagne, ma sotto ci sono anche le architetture, c'è Pisa, c'è Roma, cioè disegna una sua Italia, no? Quindi una sorta di diorama con la sua Italia. E poi in basso vedete che cosa disegna. Lui fece tra l'altro un progetto, un concorso per un palazzo dell'acqua della luce a Leor, che vi invito a guardare, perché è un progetto, quello non fece un palazzo, ma fece un inno all'acqua e alla luce. Qua qualcosa lo ripete, vedete, c'è una grande piattaforma, c'è come una pedana per passare dalla terra, qua c'è dell'acqua dentro questo grande, un grande disco dove ci sono sedute amabilmente delle persone a conversare, a mangiare, a stare insieme, e in mezzo c'è un grande braciere, fuoco, acqua, eccetera. Quindi per me questa era un po' come una sorta di idea, cioè, di uno spazio in cui l'architettura non esiste più, esiste soltanto la natura, però anche dell'acqua, anche un segno può comunque creare un'architettura, dove non esiste più l'infrastruttura architettonica, l'infrastruttura architettonica è la natura che circonda, eccetera. Quindi, è straordinario. E mi sembra, io poi l'ho pubblicato questo disegno, mi sembra bizzarro, se non altro, che nessuno, non me ne può fregare di meno, cioè non è successo, nessuno ha battuto ciglio, cioè io non so che cosa studiano quelli che studiano, i docenti, i professori, quelli che scrivono libri, ma se porca miseria non ci occupiamo di Adalberto Libera, adesso sappiamo tutto di tutto, ma non sappiamo, mi sembra uno scandalo, mi sembra. Allora io feci, perché siccome avevo la lastra, non potevo far vedere niente, ricostruì, lì diciamo anche per questo volevo far vedere quella roba del Corbusier, ma che vedrete sulla rivista, ricostruire al Marte, la mostra era tutta una grande mostra, qua si vede poco, ma hanno fatto una grande stanza in cui quel disegnino così piccolo l'hanno fatto, sportato lungo 20 metri. Ecco questo.
Allora, è tardissimo, se qualcuno... Io non so cosa... Io voglio sapere una cosa. Sì. Sì. Secondo te questa è una lastra in bianco e nero, ovviamente. Sì. Però secondo me il disegno era a colori. Di un disegno a colori. Sicuro. Una tempera probabilmente. Sicuro. Dalla pasta. Sicuro. Intravede, sì. Le altre, non c'era nessun'altra immagine di questo progetto. Tra le altre lastre, no? No, di questo proprio, ma io quello che ti ho detto lo suppongo io, sì. Però è talmente chiaro, cioè non credo aver detto delle frottole, non so se c'era solo questo disegno, non so perché lo fa, adesso non abbiamo tempo, ma se vai a vedere, no, ma lì quel materiale lì l'ho già visto tutto, bisogna ancora andare dagli eredi, perché io adesso la seconda mostra che ho fatto, 5 anni fa, addirittura ho ritrovato delle tempere dietro a un termosifone a casa della figlia, cioè quindi probabilmente è distrutta, probabilmente non so che cosa, perché la moglie stessa mi ha detto che lui dopo la guerra, quando hanno fatto il trasferimento, aveva bruciato via molte cose, ma l'ha detto la moglie, quindi credo sia vero. Una battuta, secondo te questo disegno l'ha mai visto Texas? No, non credo. Nine. Allora, Paolo Meles è un amico, gli vogliamo molto bene ed è bravissimo. No, è bravissimo, è straordinaria. Allora, io l'ho avuto come docente, quando io l'ho conosciuto, 40 anni fa, stava facendo un libro sulle Corbusier, che io so che ha fatto ma non ha mai pubblicato. Cioè lui ogni volta che arrivava il centenario faceva un libro. Poi è arrivato il centenario di Miss Van der Rohe nel 97, ha fatto un libro su Miss Van der Rohe che non è mai uscito. Poi lo so, nel 2003 doveva uscire il libro di Paolo Meles per il centenario. Spero che lo faccia, spero molto. Grazie. Non abbiamo avuto tempo, però quello che avrei voluto farvi vedere, cioè immaginate com'è strano questo mondo, Le Corbusier, uno degli architetti più studiati al mondo, giusto? Ecco, e come faccio io che sono un semplice architetto a trovare oggi dei disegni inediti delle Corbusier? Non è possibile, no? Eppure è possibile. C'è ancora. Pure possibile. E qua racconta una storia bellissima, racconta una storia di, magari con gli storici, siccome sono disegni che non interessano, però racconto qua la storia di questo disegno. Lui gli chiedono un progetto di una fontana all'esposizione d'art decorativo. Gli chiedono un progetto di una fontana e lui dice ok, va bene, vengo, ma posso portare qualcosa? Gli dicono perché no? E lui porta un progetto di una città di 3 milioni di abitanti. Ma quello che interessa a noi come architetti, sapete che cos'è? Come lo porta? Questo anche per i giovani deve essere... Non è che fa... Io lascerei il segreto perché questo sì. Allora, adesso potete... No, non si può avere perché tanto c'è... Cioè, tanto dicono che la carta non si vende, è inutile metterla in giro. Per avere il 90% di resa... Me la tengo dentro, cioè venite a trovarmi e ve la regalo, non si compra, non si trova, a parte gli scherzi, non lo so, però potete, no, però potete, ma ti paghiamo un sacco di soldi per farti fare la lista, però che potete, solo no, hai ragione, tu scegli. Allora, però potete andare, siamo l'unica rivista al mondo che potete andare sul sito l'architetto.it, semplice, l'architetto.it. Andate dentro e trovate lo sfogliabile di tutta la rivista, vi potete leggere non la prima pagina e poi devi pagare, no, non dovete pagare niente, vi leggete tutta la rivista, anzi tutti e quattro i numeri che sono usciti, potete anche scaricarvele in PDF, potete mandarle a un amico, quindi potete fare tutto quello che volete. E se proprio poi volete la carta. Ma quelli come noi che ci piace la carta, tu come fai? Io ce l'ho perché me l'hai dato. Guarda, no, vi dico che cosa sto facendo. Io non pensavo che fosse così complicato lavorare per un ente pubblico. Lavorare per un ente pubblico non che è difficile, è impossibile, per cui io faccio progetti ma non so, spero, io quello che voglio fare ve lo dico, il prossimo anno, la rivista costa 12 euro, è bimestrale, io vorrei fare un abbonamento per un anno, cioè 6 numeri a 20 euro,
Casero Scafaro, abbonamenti a 20 euro, che è un prezzo, diciamo, beh, 154.000 architetti. No, no, ma non li voglio tutti, no, ma non li voglio, perché io so che tra i 154.000 architetti, a cui manderò comunque la newsletter a tutti, perché per mestiere lo devo fare, ma sono, la maggior parte sono miei nemici, ma a me me ne basta qualche migliaio o qualche decina, anche, o qualche centinaia. Quindi, quindi sul sito potete scaricarla. Poi se proprio volete potete anche scrivere all'editore di supporto, che è Edizione di Comunità, che ve la dà anche con uno sconto, e se non avete venite a trovarmi e ve la do io. Grazie. Bene, io sono ancora più contento di questo logo della, delle nostre autobiografie scientifiche, perché quando abbiamo pensato con Valeria e questa immaginetta di Matisse, no? Perché tutti guardano sempre, la, magari prevalentemente l'architettura, noi guardiamo l'architettura, invece finalmente Magritte, scusa, no, sono anziano, no, no, beh, mi è venuto automatico, non so perché, Magritte, invece quest'uomo è trasparente. Oggi con Nicola abbiamo conosciuto, cioè, un Nicola diverso, finalmente abbiamo capito che è un direttore di rivista eccezionale, un grande conoscitore, però ha nascosto, ha lasciato un po', come dire, da parte tutta la sua parte progettuale. Evidentemente il suo tema è più questo rapporto. Sì. No, strana, una cosa strana, non è strana, Nicola. Adesso lo faccio, tanto l'abbiamo fatta. Siccome non mi va di parlare a Barbara, siccome sento proprio cose che... Allora, ve l'ho scritto tutto quello che volevo dire, sinceramente non ho detto niente. No, ma non si può leggere in questi casi. Perché ti perché allora queste cose non si legge, perché tu racconti te stesso, non stai raccontando una teoria, stai raccontando la tua vita. La cosa bella è proprio questa, cioè che tu fai vedere. Queste sono pietre. Insomma. Bene, siamo molto contenti di questa nostra iniziativa e speriamo che gli altri saranno alla tua altezza. Bravi, bravi, buoni. Grazie. Thank you.